Grazie Massimiliano. Alessandro Di Battista. Grazie per essere qui. Buonasera a tutti. Anche io, come i miei favolosi colleghi, è per me un vanto lavorare insieme a Massimo Baroni e insieme a Ivan Della Valle e Laura Castelli, che sono poi i vostri compaesani. Cercherò di non urlare, perché sì, forse qualcuno si è intimorito per un eccesso di urla da parte nostra. Non è facile mantenere il sangue freddo quando in Parlamento vedi la mafia negli occhi ogni giorno. Non è facile. Ma lo dobbiamo fare tutti noi, anche perché noi siamo comunque sotto i fari. Se sbagliamo un congiuntivo andiamo su tutti i telegiornali d'Italia. Se invece presentiamo, cosa che abbiamo fatto, circa 300 proposte di legge in un anno e mezzo, nessuno ve l'ha mai raccontato. Poi pensiamo, e lo dico soprattutto alle persone che sono in fondo, qualcuno lo riconosco in faccia, che ha legittimamente, nessuno ve ne fa una colpa, anche perché anch'io lo feci in passato, ha votato il Partito Democratico. Ma oggi siete venuti qui, magari non applaudite come questi scalmanati qui sotto, però siete scesi in piazza a riprendervi un luogo pubblico, e magari l'avete fatto perché vi è salito un dubbio, magari anche in queste settimane, un dubbio. Forse si avvicina il pagamento della TASI e forse qualcuno si ricorderà che il Movimento 5 Stelle per primo vi aveva detto state bene attenti, perché da un lato vi dicono che hanno abolito l'IMU ma aumenteranno la TASI. Forse a qualcuno è salito un dubbio che quando in Parlamento, forse con un eccesso di teatralità, io, il sottoscritto, ho detto puniteci, sanzionateci, ma prima sbattete fuori i ladri. Forse ho sbagliato ad alzare la voce, però non pensate veramente che il dramma di questo paese, più che coloro che hanno urlato, sono stati coloro che sono rimasti in silenzio in tutti questi anni. Non pensate che sia successo questo, onestamente ve lo chiedo. Non pensate che classi dirigenti, gruppi di potere sapessero perfettamente la mole di tangenti, cioè di soldi nostri, di soldi vostri, messi da parte con il lavoro, con il pagamento delle imposte più alte d'Europa, siano finite appunto nella corruzione del MOSE, nella corruzione dell'Expo, nella corruzione che ci sarà sicuramente anche nel TAV, perché ci sono le infiltrazioni camorriste dentro, le infiltrazioni dell'Andrangheta. Non pensate che forse è brutto dire ve l'avevamo detto e non lo faremo, però provate ad essere tutti quanti noi, no? Cerchiamo di essere onesti intellettualmente, magari a colpevolizzarci a noi del 5 Stelle quando abbiamo commesso un errore, abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo alzato qualche tono. Però è pur vero che siamo tutti quanti incensurati, tutte quante persone oneste, tutte quante persone che hanno esattamente fatto quel che hanno detto che avrebbero fatto in campagna elettorale. Questo perché, e mi rivolgo magari a delle persone che forse sono maggiormente in sicurezza economica, sociale rispetto a delle altre, il Movimento 5 Stelle si basa su un concetto, quello che la felicità è vera soltanto se è condivisa, cioè se soltanto io sto bene o troppo bene, cioè di fianco a me, un attimino ragazzi, di fianco a me una persona che non sta bene, in realtà non sto bene neanch'io. Quando ogni mese mi viene accreditato un stipendio di 14, 15, a volte 16.000 euro, perché ogni tanto arrivano i conguagli delle telefonate, il mese scorso mi sono stati accreditati 770 euro di telefono, eppure io ne avevo spesi 23. Quando mi arrivano a me, come a Massimo, come a tutti questi colleghi, questa quantità di soldi, per noi, ma non perché siamo migliori di altri, perché è per il tipo di organizzazione che è il Movimento 5 Stelle, cioè questa organizzazione orizzontale all'interno della quale un attivista vale esattamente quanto me, nello stesso identico modo, ed è capace di trattarmi a me come a Massimo come un dipendente, cioè ci dà delle pacche sulle spalle se facciamo qualcosa di buono, oppure ci dice qui avete sbagliato e occhio perché voi siete nostri dipendenti e se sbagliate voi noi vi cacciamo. Questo è un po' il concetto. Vi dicevo che quando arriva questo stipendio, 14-15 mila euro, io prima guadagnavo 1.400 euro,
e se ne restituiscono tante, tante migliaia di euro, perché ora ne teniamo per noi 3.000 euro su questi 14.000, l'atto della restituzione, che è un semplice click su un computer, cioè si fa un bonifico ad un fondo a sostegno delle piccole e medie imprese, gestito dallo Stato, anche perché noi crediamo nello Stato, anche se purtroppo è occupato da parte di mafiosi, di camorristi, di piduisti e di delinquenti. Quel click è un atto d'amore, cioè quando noi restituiamo non ci sentiamo privati di qualcosa, è come se appunto mettessimo in comunione, in condivisione, un nostro guadagno che in una fase di crisi economica è immorale. Nel momento in cui ci sono pensionati che guadagnano 400 euro al mese, un parlamentare può prenderne 16.000. Qualcuno potrebbe dire sì, ma non è così che si guarisce il problema del debito pubblico, che si rilancia l'economia. Attenzione, questo gesto è un gesto, un piccolo esempio di onestà. Se anche le persone che gestiscono questi enormi appalti, appunto i vari Galan, tra l'altro Galan, ex ministro della cultura e dell'agricoltura, presidente attualmente della commissione cultura alla Camera, si siede a 8 metri da me, lì dove sta quella signora, e oggi i magistrati ne hanno chiesto l'arresto per un quantitativo abnorme di tangenti nell'affare Mose a Venezia. Se questa persona fosse onesta, se ci fosse stato un sistema partitocratico onesto e non questa mafia che si è perché la partitocrazia è diventata veramente una mafia, pensate che non ci sarebbero davvero i soldi per rilanciare l'economia qui a Nove Ligure? Pensate che non ci sarebbero? Credeteci o fidatevi, i soldi ci sono, si tratta soltanto di avere la volontà, quindi le mani libere, di prenderli da una parte dove sono sempre stati sprecati, dove sono stati buttati nella tazza del gabinetto, e darli dove non sono mai stati dati, allo sviluppo del lavoro giovanile, alle start-up, a rilanciare un'agricoltura anche qui nella zona di Novi Ligure, a rilanciare i prodotti locali, perché guardate che l'Ilva non vi darà da mangiare in eterno. Le industrie dell'acciaio sono già in crisi, le automobili sono già in crisi, a meno che non ci sia un intervento statale, c'è uno Stato che abbia gli attributi e che dia degli sgravi fiscali a quelle imprese automobilistiche che producono vetture elettriche per rilanciare anche all'interno di Novi Ligure una mobilità sostenibile. Come vedete le idee ci sono e basta leggersi il programma qui del gruppo di Novi Ligure per capire che ci sono le idee, si tratta soltanto di credibilità e volontà. Forse abbiamo urlato troppo, abbiamo detto che rubano. Lo diremo in un altro modo, però la sostanza è la stessa. Questa partitocrazia, che è un sistema che si è in pratica sostituito agli organi costituzionali, e quando siamo entrati dentro abbiamo denunciato il fatto che avessero esautorato il Parlamento, cioè che il Parlamento non ha più quella funzione che da Costituzione deve avere, la funzione legislativa, fare le leggi, è proprio questo il dramma, cioè la partitocrazia che si è sostituita a tutto, agli organi costituzionali, alle imprese. C'è una signora che si sente male? C'è un medico per favore che si può avvicinare? Un dottore cortesemente? È svenuta, fateli solo un po' di aria e se c'è un dottore cortesemente che si può avvicinare, tirali sulle gambe. Sì, starà benissimo. Solo c'è un medico? Già arrivato? È arrivato un dottore, mi potete solo dire questo? C'è un medico che si può avvicinare? Prego, si avvicini signora, grazie. Sta benissimo questa ragazza. Ecco qui, c'è un dottore. Fateli solo un po' di aria o... Si è ripresa? Sì, senza alcun dubbio. Forse sì. C'è anche un po' di acqua per cortesia, me la potete passare? Non possiamo. Ho preso una bottiglietta d'acqua, non ho fatto nulla. Bevi un po' di acqua. Vi dicevo che il problema che ho visto, io ve la racconto come esperienza in Parlamento, è appunto che un sistema partitocratico ha sostituito tutti gli organi costituzionali, ma anche le imprese, si è inserito all'interno degli ospedali, perché penso che anche qui ci sia un problema a rimediare un posto letto se non conosci qualcuno all'interno di un partito o compagnia bella. Il sistema è un po' questo, no? Cioè un partito si è sostituito alla Costituzione.
al potere dei cittadini, alla collettività. E la stessa cosa avviene anche in Europa, dove esiste questo meccanismo, questa troica, questa banca mondiale con il Fondo Monetario Internazionale, che cerca di sostituirsi alla sovranità di ogni Stato. Cioè ogni Stato è sovrano quando i cittadini decidono sul proprio percorso. Il dramma essenzialmente è questo. Io ve lo racconto in maniera molto semplice perché è la mia esperienza. Io non penso che in Parlamento ci siano tutti delinquenti o qui al Comune ci siano tutti delinquenti, però penso che sia delinquenziale un sistema, e fino a che noi non avremo il coraggio di spezzarlo radicalmente questo sistema e penseremo troppo sì, ma se io non voto questa persona poi c'è il rischio che io perdo questo vantaggio, questo privilegio, questo mio posto di lavoro, sappiate che non mandiamo avanti la società, spingeremo soltanto i giovani ad espatriare. Questa è la sostanza. Mentre se invece ognuno di noi rinunciasse a qualcosa, non a troppo, o meglio, chi ha troppo rinunciasse a qualcosa. Noi abbiamo presentato in Parlamento una mozione per tagliare le pensioni d'oro, cioè a quei pensionati che guadagnano 30, 40, fino a 60.000 euro di pensione al mese. Per carità, dicono, sono diritti acquisiti, ma anche quelli degli esodati e dei disoccupati che devono andare in pensione a 70 anni lo erano. E noi abbiamo proposto una mozione per tagliare queste pensioni d'oro di un terzo, non di farli vivere con 1.000 euro al mese, ma chi guadagna 30.000 vivesse con 20.000 euro al mese, penso che tu possa vivere con 20.000 euro al mese. Questo ci permetteva di alzare le pensioni minime di una mensilità all'anno, di far sì che nonno Mario, che guadagna all'anno 6.000 euro di pensione, ne guadagnasse 7.000 e con quel 1.000 euro, due mensilità, potesse pagarsi determinate bollette. Queste proposte noi le abbiamo fatte, non vi vengono raccontate, finiamo sui titoli dei giornali solo se appunto sbagliamo qualche parola, se facciamo un gestaccio in aula, ci è capitato e ci staremo attenti e miglioreremo e stiamo migliorando anche grazie a un controllo popolare. Finiamo sui giornali solo se Grillo fa una brutta faccia, se urla, se utilizza una metafora quando tutti abbiamo capito che è una metafora e forse però qualcuno volutamente cerca di far credere che si tratti di una verità, di una minaccia vera e propria. Avremmo commesso degli errori, per l'amor di Dio, però siamo delle persone oneste che hanno un programma, hanno delle idee davanti e stanno provando a immaginarsi un futuro nuovo. Io mi rivolgo soprattutto ai giovani, ne vedo tanti, ma vedo persone di tutte le età. Leggevo l'etimologia della parola cospirare, viene dal latino appunto conspirare, respirare insieme. Noi del Movimento 5 Stelle, nonostante il dramma che si vive, sembra, come dire, parlare di dramma che si vive in Parlamento sembra quasi uno schiaffo morale a chi è disoccupato, per l'amor di Dio, ognuno ha i problemi e non dimentichiamo chi sta davvero male, però vi dico che non è facile alzarsi ogni mattina e sapere che hai tutto un sistema contro che cerca di far passare gli oppressi per oppressori e gli oppressori per oppressi. Non è facile, non è facile andare in Parlamento ogni mattina e fare lo slalom tra un condannato, un amico di un camorrista, l'autista di Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova camorra organizzata, e genovese che abbiamo votato per l'arresto, quell'altro mafioncello, quello che ha preso i soldi da Riva dell'Ilva per poi regalargli in cambio il decreto salva Ilva. Non è facile fare questo slalom, essere provocati quotidianamente e non reagire mai. L'altro ieri Gasparri, io passavo, e mentre passavo mi ha detto: guarda quel belloccio pagliaccio buffoncello. La sua logica, la sua voglia era che io reagissi, e una parte di me voleva reagire perché sono anche molto più alto di lui. Ho resistito. Quando noi protestiamo contro furti che vengono fatti con questi decreti legge, quando hanno regalato soldi nostri alle banche private, capitava che noi protestassimo con forza, anche perché se parli sottovoce in questo paese nessuno ti ascolta, se invece urli diventi violento. È difficile mantenere questo equilibrio. Quando noi lì abbiamo capito occorre protestare perché sono soldi di tutti i cittadini e li dobbiamo far capire che glieli stanno rubando, capitava che si avvicinava qualcuno di un partito, del PD, del PDL, e ci dicesse all'orecchio: ve lo giuro, non ce l'avete fatta, non ce la farete mai, vinceremo sempre noi, tanto non ce la farete. Ci dicevano questo all'orecchio, tanto non ce la farete. Voi pensate di finire questo sistema, non ce la farete. Ti sale, signori miei, una rabbia, un veleno che è forte. È come davvero i messaggi mafiosi di un mafioso che incontrava Peppino Impastato, quel giornalista che disse che la mafia era una montagna di merda, e gli diceva all'orecchio: puoi scrivere quello che vuoi sulla mafia, ma tanto vinceremo noi. E l'hanno fatto fuori questo Peppino Impastato, forse perché è stato lasciato solo. Noi vi chiediamo questo: non lasciate soli noi in Parlamento, non lasciate solo i candidati qui a Novi Ligure,
Io vi racconto delle cose perché veniamo in piazza. Io sono anche andato in televisione, ci sono andato. Quando sono andato in televisione spesso hanno provato, non so se ci avete fatto caso, a mettermi in difficoltà, a tirare fuori magari il passato di mio padre, e mio padre è una persona onesta, una persona incensurata. Però preferisco, insieme ai colleghi, girarci tutte le piazze d'Italia a rendicontare un lavoro, cioè rendicontare, cioè rendervi conto perché siete i nostri datori di lavoro, e a provare anche ad avere più tempo per raccontarvi qualcosa, perché in televisione non si ha mai tempo, è tutta slogan, è tutta velocità, tu vai lì, ascolti uno, oppure vedi come è vestito un altro, se quell'altro ha i capelli troppo lunghi forse è meno credibile di un altro. Se ci pensate, a una comunicazione molto rapida che non ci permette di approfondire. Noi non vogliamo invece, televisione viene da, oggi mi ha preso la fissa dell'etimologia, viene da televidere, cioè dal greco, vedere da lontano, noi invece vogliamo vedere da vicino. E grazie a questo che Massimo Baroni ha scoperto lo scandalo, per esempio, dell'Expo. Massimo Baroni ha fatto un intervento mesi fa in Parlamento, e il vicepresidente Sereni del PD tentava in ogni modo di censurarlo, sull'Expo, facendo nomi e cognomi, parlando anche di Mose e parlando di Galan, e oggi ne hanno chiesto l'arresto. Quando siamo entrati, perché lo sapevamo, nei cantieri dell'Expo, a fare l'Expo Tour per provare se si muovono tanti parlamentari, magari si muovono anche i mezzi di comunicazione, questo è il nostro ragionamento, noi ci spostiamo in massa, in 70 arriveranno anche i giornali, i giornalisti, e Grillo ci serve anche in questo modo, no? Per attirare l'attenzione, quindi venne anche Beppe. Ecco, da Cicerone ci fece un ingegnere, come si chiamava l'ingegnere, Laura, Massimo? Come si chiamava l'ingegnere, quello che ci ha fatto da Cicerone all'Expo? Ingegnere Paris, grazie. Io personalmente gli chiesi, ma scusi ingegnere, d'accordo, ci ha detto qui sorgerà il padiglione della Grecia, qui il padiglione degli Stati Uniti, era solo una colata di cemento, però ci può dire qualcosa sull'infiltrazione del crimine organizzato, sulle tangenti, sulle mazzette, perché abbiamo letto delle inchieste. Non è compito mio, mi rispose. La settimana dopo che noi uscimmo da quel cantiere l'hanno arrestato. Forse era proprio compito suo invece. Lo capite che le idee ci sono, le forze politiche magari raccontano belle storie, ma il cuore del problema in Italia è davvero quella questione morale che venne tirata fuori decenni fa e che non è mai stata risolta. Lo capite che si tratta di questo, che non ci vuole Einstein a capire che in un momento di grave difficoltà per le aziende di questa zona, per rilanciare un'economia, e si deve fare poco a poco, investendo nell'enogastronomia, nel turismo. Questa piazza è meravigliosa, perché io sono stato 3 volte a Nizza e mai a Novi Ligure? Perché? È drammatico. Eppure oggi mi hanno portato in un agriturismo, mi hanno fatto mangiare dei formaggi e bere dei vini eccellenti, ho mangiato la focaccia qui di Novi Ligure ed era squisita. Pensate che ricchezza abbiamo, culturale, una gastronomica, del turismo, però si deve valorizzare, per valorizzarla servono i soldi, e dove li trovi i soldi? Ma è possibile spendere 20 miliardi di euro in F-35 per i prossimi anni? Ma è davvero possibile spendere 2,6 milioni di euro al giorno? Sono centinaia di migliaia, sono migliaia di euro al secondo in Afghanistan tutt'oggi, dopo 14 anni che siamo in quella guerra. È possibile spendere 40 miliardi di euro per un buco, per portare delle merci e farle viaggiare alla velocità della luce, in un momento in cui la vera rivoluzione è il chilometro utile, il chilometro zero, cioè mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia? Questo. In America Latina, i paesi che stanno uscendo dalla crisi, Mujica in Uruguay, Rafael Correa in Ecuador, sono sistemi politici che stanno investendo in un concetto che si chiama sovranità, sovranità energetica, cioè produrre la propria energia, e in un futuro ognuno si produrrà l'energia nella propria casa, si può fare con internet. Sovranità alimentare, mangiare quel che si produce, appunto, e produrre quel che si mangia, si può fare, abbiamo i prodotti migliori del mondo, abbiamo l'olio migliore del mondo. Certo, devi fare delle leggi, servono delle leggi per salvaguardare i prodotti locali, per fare in modo che sulle tavole italiane ci siano le arance di Paternò siciliane e non quelle marocchine, ma non perché abbiamo qualcosa contro le arance marocchine. Ma i marocchini si mangiassero le loro arance e noi ci dobbiamo mangiare le arance italiane. So che la Pernigotti è stata svenduta a degli imprenditori turchi, ma vi sembra qualcosa di normale che uno Stato non garantisce sostegno a delle immense, eccellenti imprese italiane? Mia zia Isabella, quando ero bambino, lei è morta, è stata la mia zia preferita, mi dava sempre questi gianduiotti Pernigotti, no? Sono questi qui, no?
E io li mangiavo, mi prendevo un pezzettino, cioè anche dei ricordi che abbiamo penso della nostra giovinezza, gioventù, se non ci danno dei fascisti. Gioventù. Ecco, questo serve, qui in comune, come in Parlamento, come in Europa, uno Stato che abbia degli attributi, che sia controllato dalla volontà popolare, perché vi ricordo che lo dice la Costituzione, che la sovranità appartiene al popolo, e probabilmente noi come popolo, o popoluccio come ci hanno sempre trattato, ci siamo dimenticati di esercitarla questa sovranità, questo potere di controllo. Lo dobbiamo fare in questi giorni, se riusciamo a far vincere il nostro caro amico sindaco qui a Novi Ligure, spezzeremo una prima catena di potere da parte di questa partitocrazia. Per farlo non bastano le televisioni, internet, non basta neanche questa piazza, anche se è gremita questa sera ed è bellissimo tornare in piazza. Per farlo occorre crederci, avere la consapevolezza che se riusciamo a dare un esempio positivo a Novi Ligure, magari ci sarà un esempio altrettanto positivo in un'altra cittadina vicina e si creeranno dei circoli virtuosi. È possibile. Possibile che voi, che siete la città di Fausto Coppi e anche di Girardengo, no? Non abbiate ancora messo in piedi un gemellaggio con una grande capitale del ciclismo europea per fare in modo che noi andiamo come turisti lì a prezzi agevolati, con strutture agevolate, e quei turisti verranno qui a conoscere il territorio di Novi Ligure. A questo servono i gemellaggi, ma questa è un'idea che ci è venuta prima parlando, e ognuno di voi avrà centinaia di idee. Un sindaco nostro, un giovane sindaco di 26 anni, di Mira, un paesino in provincia di Venezia, quando è diventato sindaco si è trovato un comune super indebitato. Lui non si sarebbe mai aspettato di diventare sindaco, ha vinto per 200 voti contro il PD, parliamo di 2 anni fa, e aveva le difficoltà. E adesso cosa faccio? Come trovo i soldi? Andò all'Università di Venezia e chiese: esiste un corso, un master, in cui gli studenti studiano la possibilità di accedere, di scrivere dei finanziamenti, di scrivere dei progetti per accedere ai bandi europei di finanziamento? Sì, sì, esiste un master e lo fanno lì, ci sono 30 studenti e stanno lì in quella catapecchia, perché poi le strutture universitarie sono fatiscenti purtroppo in Italia. Lui andò a parlare con il professore e gli disse: venite a fare lezioni al comune, vi do io gli spazi. Vi do io tutti gli spazi, pago io le consulenze, pago io le utenze, però al termine del corso ci mettiamo d'accordo e questi giovani studenti scriveranno per il comune di Mira dei progetti per accedere ai finanziamenti europei. Lui, che non aveva nessuna esperienza di finanziamenti europei, l'hanno fatto dei giovani di 22, 23, 24 anni ed è riuscito ad ottenere dall'Europa 500.000 euro a sostegno del proprio comune, finanziamenti europei. Ci vuole Einstein a fare questo. Ci vuole un cittadino che abbia volontà di studiare, che sia onesto, che abbia un gruppo di lavoro, che abbia una cittadinanza che, perdonatemi, non se ne fotte dopo aver messo una X dicendo vediamo che fanno, no, che vede il comune come una casa comune, viene da lì, no? Una casa dove ognuno di voi ha il diritto, ma anche il dovere di entrare e dire non soltanto vieni a riparare una buca, ma anche dire c'è l'opportunità con questo progetto di riparare tutte le buche della città e magari dare lavoro a 4 giovani che lo possono fare. Questo è il concetto e questo è il sogno del Movimento 5 Stelle. Forse negli ultimi tempi abbiamo sbraitato troppo, abbiamo parlato degli altri. Io stasera non ho parlato di nessuno, non ho nominato nessun politico, se ci fate caso, ho parlato esclusivamente del nostro sogno che si sta trasformando in realtà, perché se ci sono dei parlamentari che sono entrati in Parlamento come me spendendo 140 euro di campagna elettorale, significa che forse faremo degli errori, ma abbiamo le mani libere di cambiare il paese, di cambiare la comunità europea e di cambiare Novi Ligure. Grazie a tutti. Grazie Alessandro.